Buongiorno signore e signori e benvenuti a questo evento che celebra due grandi geni, quello di Guglielmo Marconi e quello di Vincenzo Rosa. Io sono particolarmente emozionata oggi, voi sapete che saltuariamente, io sono assessore alle finanze qui al Comune di Candelo, ma saltuariamente mi diletto a personificare quelli che sono i ruoli dei presentatori, perché io comunque ho un passato di giornalista radiofonica e televisiva e comunque più che un passato ho una passione che rimane ancora in questa realtà, nel mio presente, e quanto mai oggi, pensando proprio a dover essere moderatrice di questo evento, parlando di questo genio che è stato Marconi, che ci ha fatto conoscere l'etere come spazio per poter trasmettere a distanze incredibili le comunicazioni, per me è veramente una grandissima emozione e un grande onore essere qui con questi grandi relatori. Però ecco, vedete, in questi giorni in cui ho pensato quello che avrei potuto dire ad esordio di questo evento, ho avuto qualche difficoltà a trovare le parole giuste, perché quando si parla di geni, quando si parla di persone che hanno avuto un impatto così forte, così grande nella nostra vita, nella vita dei due secoli precedenti al nostro, che sono stati dei grandi rivoluzionari, è sempre difficile trovare le parole giuste. Però io ho proprio pensato a quella che è una frase di Catone che solitamente ricordo quando devo parlare di qualcosa che così che mi emoziona in particolare, che è rem tene verba sequentur, ovvero le parole verranno solo se l'argomento lo conosci. Io l'argomento l'ho vissuto e per questo che sicuramente queste parole mi aiuteranno ad introdurre quelli che sono gli argomenti di oggi. Innanzitutto voglio ringraziare l'amministrazione comunale a cui faccio parte, perché ha promosso questo bellissimo evento, alla Biblioteca Comunale di Candelo, che è sempre pronta a promuovere eventi culturali, e la cultura, come ben sappiamo, è qualcosa che fa andare avanti la società, assolutamente, qualcosa che crea ricchezza. Voglio ringraziare il Santuario d'Europa con cui abbiamo avuto questa sinergia, perché poi sentiremo dai nostri relatori quali sono le attinenze tra le due località, tra Candelo e il Santuario d'Europa, per quanto riguarda questi grandi personaggi di cui parleremo oggi. Voglio ringraziare in particolare il signor sindaco, l'assessore Gabriele Di Lanzo, il dottor Simone Emma, che hanno proprio creato insieme ad altri la possibilità di oggi vivere questo momento culturale, ma anche un momento, io vedo, anche di leggerezza, non soltanto perché si parla di etere, ma perché qui in sala abbiamo degli esponenti di radioamatori. Io ricordo degli anni 70-80, come si può immaginare, non sono più giovane, però ho vissuto questi momenti pionieristici in cui si parlava attraverso i cosiddetti CB. C'erano i radioamatori che sono stati un po' i precursori di quelle che poi sono diventate le radio locali e ora sono quelle nazionali che fanno un po' da padroni in questo senso. Proprio queste persone hanno avuto il piacere di utilizzare l'etere per poter parlare del più e del meno, quindi questi radioamatori che nel tempo si parlavano da un condominio all'altro, perché io penso che una delle cose più straordinarie che abbia inventato Guglielmo Marconi è quello di avere la possibilità di togliere lo spazio e il tempo. Lo spazio, perché utilizzando qualcosa di impalpabile come l'etere ha avvicinato i continenti nella comunicazione. Grande valenza sociale anche per quanto riguarda motivi di sicurezza, motivi ludici, insomma, ci sono stati tanti spettacoli anche radiofonici che hanno aiutato nei periodi di guerra alle persone, le popolazioni a vivere e sopravvivere anche in modo un pochettino più umano quello che stavano vivendo. E poi è quello che è stato appunto il tempo perché poi nel tempo c'è stata la possibilità delle comunicazioni indifferita vuol dire non in tempo reale, ma bensì con dei supporti di registrazione che poi sono andati a essere divulgati in un secondo tempo. Quindi è stata veramente una grande rivoluzione tecnica ed epocale, tanto più che voi sapete che Guglielmo Marconi è stato insignito del premio Nobel nel 1909 per la fisica, premio Nobel per la fisica. E proprio in questo momento di grande valenza riconoscitiva, come quello dell'attribuzione di un premio così prestigioso, lui menzionò Vincenzo Rosa. Vincenzo Rosa è stato la persona, il professore, l'insegnante, il mentore più importante della vita di Guglielmo Marconi e anche del suo percorso, ovviamente, professionale.
Ricordo che in biblioteca nostra a Milano c'è in corso fino alle ore 17 proprio per un'esposizione a cura di ARI, Associazione degli Animatori Italiani, delle sezioni di Biella e Trivero, che ringraziamo, con collegamento in onde corte utilizzando la fonia, telegrafia, tecniche digitali con la partecipazione di ARI, Associazione Italiana per la radio d'epoca. Bene, a questo punto io mi taccio perché qui ne faranno da padroni gli argomenti dei nostri relatori, che sono relatori assolutamente prestigiosi. Alla mia sinistra abbiamo l'ammiraglio Lucio Mattiussi, grande conoscitore e ammiratore di Guglielmo Marconi, è laureato in ingegneria elettronica con indirizzo informatica. Nei suoi studi ha approfondito il rapporto tra Marconi e Vincenzo Rosa e poi ci parlerà anche attraverso il supporto di slide proprio di questo argomento. Poi alla mia destra abbiamo il signor Luigi Comisi, segretario dell'Ital Radio, osservatorio sulla radiofonia internazionale in lingua italiana dopo Roma i 100 anni della radio in Italia, il signor Fabio Cosci, a cui tra poco darò la parola che esordirà con la sua relazione, presidente con i lanci di Coltano di Pisa, da cui furono lanciati nell'etere i primi impulsi elettrici della stazione radiotelegrafica costruita da Guglielmo. Bene, a questo punto io darei la parola al signor Fabio Cosci e cominciamo ad entrare in questo sogno meraviglioso. Grazie. Ringrazio io.